Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra parte della mia guida in italiano di Poco un Cristallo. Bene, in questa parte sconfiggeremo il capopalestra di Mogania. Sì, avete capito bene, andremo proprio a sconfiggerlo e utilizzerà subito Pokémon due di tipo acqua e uno di tipo ghiaccio terra. E quindi per prima di arrivare dovrete fare un po' di strada, cioè questi vari passaggi per arrivare a Alfredo, mi pare, che è il settimo capopalestra di Johto, che poi ci sarà anche Kanto. E in questa parte allora lo sconfiggeremo ottenendo così una nuova medaglia. Bene, siccome questa parte è abbastanza corta non velocizzerò la sfida, anzi la faccio andare a velocità normale. Allora, il primo Pokémon che viene mandato in campo è Cell, livello 27. E io mando in campo Gyarados rosso, soltanto che ho fatto un errore, quindi cambio il Pokémon e mando in campo il mio Victreebel, che l'ho ottenuto utilizzando una pietra foglia. Insomma, ho fatto evolvere diciamo tutti i miei membri della squadra, così questa volta ho una bella squadra. Poi se qualcuno sa per caso dove trovare le elimina mosse in questo gioco mi avvisi, perché vorrei togliere taglio a Victreebel e così almeno impara nuove mosse. Comunque, ora con Victreebel utilizzo frustata, dato che però Selm ha utilizzato vento gelato, che è una mossa che vabbè è super efficace, però non mi toglie niente, ma mi causa mi toglie la velocità, cioè prima ero veloce, adesso sono un po' meno veloce. Comunque con un'altra frustata riesco a farlo KO. Bene. Il secondo Pokémon che viene mandato in campo è Dewgong. E quindi io continuo a tenere Victreebel, che continua a utilizzare frustata, soltanto che Dewgong utilizza Raggio Aurora e quindi mi toglie un bel po' di vita. Mi rimane 12 di vita e io quindi utilizzo frustata per vedere quanto riesco a toglierli, ma è meno di metà vita. Provo a riutilizzarla, ma Dewgong con un altro Raggio Aurora mi fa fuori Victreebel. Ok, chi manderò in campo adesso? Io manderei in campo Fortress, con la sua grandissima abilità di poter esplodere ogni minima cazzata, quindi utilizzo autodistruzione e badaboom bete. E Dewgong è fatto fuori. Ebbene sì, è sconfitto. Ok, una volta sconfitto Dewgong, posso mandare in campo adesso Gyarados rosso, perché è l'ultimo Pokémon che viene mandato in campo da Alfredo. Piloswine, sì, avete capito bene, Piloswine. E con Piloswine invece basta utilizzare mosse di tipo acqua, dato che è anche di tipo terra. Quindi con Gyarados rosso utilizzo la mossa Surf, che poi vedremo che è anche super efficace. Ok, il danno è stato fatto, gli rimane ben poca vita, è super efficace. Intanto Piloswine mi utilizza di nuovo anche lui la mossa Vento Gelato. Ok, con la mossa Vento Gelato mi cala anche di nuovo la velocità di Gyarados. E intanto Alfredo utilizza lo strumento iperpozione su Piloswine, così ricaricandogli tutta la vita, dato che iperpozione restituisce 200 punti vita. Quindi riutilizzo Surf e dato che lui si è ricaricato posso attaccare due volte di fila. E quindi con un altro Surf gli faccio KO il Pokémon, che è sconfitto, e ottengo un'altra medaglia. Comunque ragazzi, dopo aver ottenuto la medaglia riceverete, uscendo dalla palestra, la chiamata del professor Helm, che vi dirà che ci sono strane interferenze radio, e quindi io lascerò la parte facendovi vedere con il sonoro ovviamente che cosa sta succedendo. Quindi intanto ricevo la medaglia gelo, che è medaglia migliore le statistiche speciali, e posso utilizzare mulinello al di fuori della lotta. Ecco, intanto ricevo anche la MT16, che mi pare che anche questa sia vento gelato, infatti. Comunque ragazzi, un'altra parte della mia guida in italiano di Pokémon Cristallo è finita, spero che vi sia piaciuta, votate, commentate, iscrivetevi, e intanto adesso riceverete questa chiamata del professor Helm, che ci dirà proprio che ci sono strane interferenze radio a Fiordoropoli, e quindi parlano di Team Rocket, e noi lo scopriremo nella prossima parte. Ciao a tutti ragazzi, e ora vi lascio al sonoro con la radio. Ciao ciao!